incontriamo la presidente del settimo municipio, Monica Lozzi, qui a questa in qualche modo presentazione al pubblico, inaugurazione di questa opera di Ugo Spagnolo e gli chiediamo un pochino come si inserisce nell'ambito delle iniziative culturali del settimo municipio. È una cosa importante e se è un'iniziativa è sostanzialmente per riqualificare una zona da riqualificare, oppure se è proprio una vera e propria iniziativa culturale per tutti i cittadini. Sicuramente nell'ambito culturale del settimo municipio è un'opera estremamente importante, anche perché oltre a riqualificare una stazione metro nel Quadraro, insomma un quartiere storico del municipio, va a rappresentare tantissimi personaggi importanti del territorio, quindi è un'opera che noi abbiamo sposato dall'inizio, che abbiamo patrocinato insieme ad ATA, che oggi sono contentissima di essere qui e dare anche il mio contributo, ho portato anche una mia bottiglietta. Ah, quindi parteciperai anche tu alla crescita di questa opera, che è un work in progress continuo. Ciascuno può aggiungere, diciamo, una parte della propria vita, delle proprie emozioni. Sarà un qualcosa legato alla tua parte di vita legata come rappresentante istituzionale? Diciamo che è una frase che abbiamo scelto insieme ai miei collaboratori, che rappresenta sia l'attività politica ma anche l'attività, la vita. Cioè, quindi è un'idea di come andare ad affrontare la vita in qualsiasi ambito, sia istituzionale sia non. E devo dire, sono anche curiosa oggi di incontrare di persona i personaggi raffigurati qua, che insomma fanno parte della storia di questo territorio e non solo, anche della storia di questa città. Sì, come tu sai, poi insomma Liberi TV si occupa del settimo municipio, dove sta il Quadrato, ha un po' di tempo anche per rivalorizzare, anzi per far conoscere la storia del rastrellamento del Quadrato, che anche in queste opere è rappresentata con delle persone che sono figlie dei deportati. Sì, assolutamente. Poi dei rastrellati. Ricordiamo, no, che la sindaca quest'anno ha dato anche la medaglia al valore proprio ai familiari dei rastrellati e ai rastrellati ancora in vita, quindi per noi è estremamente importante essere qui oggi. Grazie a Monica Lozzi e buon lavoro. Grazie a voi.